Rapa deis, gavanna qurenni, Insa seade Santa Maria. O, ispest estella, insa gursa, Insa de Santa Maria. Insa seade Santa Maria. Insa seade Santa Maria. Giara Oristanese che quest'anno eh, ci regala su un po' di oreddu, in questo caso una ragazzina che da, da anche lei da, da tantissimi anni fa eh, la Sartiglietta, stiamo parlando di Giorgia, che sentiremo fra un pochino. Intanto ne parliamo con eh, il responsabile, fondatore di questo club. Com come sono i, ragazzi, i ragazzini che correranno alla Sartiglietta, Antonio? Sì, molto bravi, stanno preparando abbastanza bene. E Giorgia è nata qui, diciamo, è la prima volta che è salita a cavallo e salita in questa scuderia. Ormai sono già sei anni che, che sta partecipando alla sartigliera. Questo dovrebbe essere il settimo anno. È una brava Amazzone, una ragazza che a cavallo ci va veramente bene. Vediamo che faccia una bella figura assieme ai suoi compagni che sono sempre tre ragazze, lo stesso che sono nate qui, hanno iniziato qui a montare a cavallo. I ragazzini e le ragazzine ti danno molto da fare ma sicuramente ti aiutano anche a mantenerti giovane, non sei, non sei anziano, però voglio dire bisogna sempre stare al passo con la loro energia. E eh beh, certo, vabbè, ci sono anche altre persone che mi danno una mano, non è che sono da solo, sono dei collaboratori abbastanza validi, e, però sì, ti mantengono giovane, ti fanno lavorare più di quello che magari vorresti fare lavorare. Ecco, più. È cambiata la Sartiglie da, da quando oltre 30 anni fa è nata, oggi, allora c'erano i veri cavalini della Giara, oggi ci sono i Jarab, quindi altezze già modeste e importanti con un eh, fattore di rischio anche maggiore? No, fattore di rischio maggiore non credo, perché questa, con questo incrocio l'Istituto di Incremento Ipico, che l'aveva fatto a lui, e ha un po' ammansito i cavalli, cioè ha, il, il cavallino della Giara rimane molto nevrile e questo rimane più, un pochettino più docile, quindi più, più bravo diciamo, da montare. Eh, e si presta di più a fare questo tipo di lavoro, essendo anche più robusto del cavallino della giada. E poi c'è cioè, da tenere presente che i ragazzini prima erano alti 1,60, oggi sono alti 1,80, quindi eh, sono cresciuti i ragazzini e quindi di conseguenza abbiamo dovuto far crescere anche i cavalli all'altezza giusta per loro. Il regolamento, che comunque è stato modificato, perché è stato anche aumentato il limite massimo di età. Per la partecipazione? Beh, è stato riportato come era prima, 18 anni, si è sempre corso fino a 18 anni, perché la maggior parte dei ragazzi a 18 anni finivano con la Sartiglia e iniziavano poi l'anno successivo con la Sartiglia grande. Quindi non hanno riportato solo la, il regolamento, l'hanno riportata come era prima. Sì, perché se no si creava questo vuoto quando erano, avevano 16 anni: un vuoto di due anni dove i ragazzini, i ragazzi ormai insomma non si possono più chiamare ragazzini a 16 anni, eh, rischiavano di perdersi, e invece adesso hanno comunque la possibilità diciamo Come sfogo, come polmone naturale di partecipare alla, alla sartiglietta fino al diciottesimo anno, non compiuto, però lo ricordiamo? Sì, perché la, la sartiglietta è sempre il vivaio della Sartiglia grande, cioè, cioè possiamo dire quello che vogliamo, ma da qui sono usciti la maggior parte dei cavalieri, cioè da qui dalla sartiglietta dico in generale, sono usciti la maggior parte dei cavalieri che oggi corrono la sartiglia. Eh, avete un compito sociale ma anche pedagogico importante perché voi proprio l'hai detto, da qui, da queste, da queste scuole, da questa e dal uh, Giara Club, eh, vengono fuori i ragazzini che poi i ragazzi che poi parteciperanno alla Sartiglia. Eh, è importante quindi insegnare loro i valori, eh, insegnare loro l'educazione e a volte combattere anche con i genitori che qualche volta <ride> chiaramente i figli li vedono sempre come. Del cuore, insomma. Sì, vabbè, ma i genitori sono, fanno parte integrante dell'associazione perché sono loro che danno una mano, sono loro che fanno la maggior parte delle cose le fanno loro. Poi controllano loro stessi all'interno dell'associazione controllano i loro figli. Quindi anche l'educazione viene data assieme. Noi possiamo dargli un po' di tecnica sul cavallo, ma poi l'educazione viene data dai genitori, non anche, cioè collaboriamo anche noi, ma i genitori fanno parte integrante dell'associazione. Non... Quindi sono delle regole a cui i ragazzini devono attenersi? Le regole sono semplici, le regole della scuola, non, non le regole della vita. Non è che ci siano regole specifiche che uno deve fare. Poi è chiaro, eh, devi pulirti il cavallo, lo devi pulire in un determinato modo. Eh, cioè, tutte queste cose qui, queste sono le regole della, eh, di ogni scuderia, suppongo che abbia le regole della, eh, del rispetto dell'animale e, e della cura dell'animale. Il ecco, Rispetto dell'animale fin da ragazzi... A, fino a bambini perché nascono mh, praticamente siete per molti di loro siete stati davvero i primi che avete come dire dato loro il battesimo sul cavallo e quindi eh, già il rispetto per l'animale che poi si dovrà sviluppare durante tutta la vita se vorranno continuare a fare la sartiglia Sì appunto, rispetto e anche è la pulizia sono due cose molto importanti che i ragazzi devono imparare subito e a cui ci tengono insomma, che, che venga fatto i cavalli sono tutti di tua proprietà Antonio? I cavalli sono tutti della maggior parte sono dell'associazione. Ci sono cavalli anche di, di proprietà di qualche ragazzo, di qualche che il genitore magari gli ha comprato il cavallo. Quanti sono oggi i ragazzi che frequentano questa scuola? Ma noi abbiamo circa 30 ragazzini, 30 ragazzi diciamo. E ragazzi, e la sì, la Sartiliera parteciperanno quest'anno in 23. E poi noi abbiamo anche la squadra agonistica della, della FisDir, dei disabili, cioè, qualificandosi abbastanza a livello nazionale, insomma abbastanza alto. Certo ricordiamo che Antonello ha, è nato con il, la Giara Oristanese. No, Antonello è nato con il Giara Club e poi eh, <ride> ha, bisogna ha, sottolinearlo, certo. Cioè. Ha proseguito con il Giara Club, il Giara Oristanese è nato. Eh, per dare una continuità ad Antonello che è cresciuto e quindi ha superato l'età per fare un altro tipo di sport, insomma, di equitazione. E oggi lo fa a livello agonistico internazionale con ottimi risultati. Sì, oggi è, diciamo che a livello europeo all'ultimo campionato si è classificato al secondo posto, quindi penso che sia. Eh, una abbastanza importante. Sì. Certo, questa struttura eh, lo ricordiamo, più di una volta ha organizzato e ha ospitato campionati anche regionali. C È due anni di seguito che stiamo proponendo per avere i campionati nazionali, ma purtroppo ancora non siamo riusciti, ma no. prima o poi penso che riusciremo ad avere anche il campionato nazionale. Eh, ricordo ancora che oltre ad esprimere questa, questa scuola, oltre ad esprimere su ha ah, eh, anche su Segundo e su Derzu, che sono anche questa volta la scelta della Proloquo, anche questa volta, questa volta diciamo in modo del tutto originale, tre donne, eh, sono su Giorgia, eh, su Segundo altra Giorgia, altra Giorgia. e Sara con me Giorgia Rio con poi Giorgia Mareddo sul secondo e Sara Corriasa sul terzo. Sì, che è appunto una pariglia del tutto originale, appunto sole, solo, solo ragazze, solo donne. Allora, io voglio concludere questa intervista perché eh, vogliamo lasciare un piccolo segno del nostro passaggio, regalandoti una buona bottiglia di vernaccia, che chiaramente non farai bere ai bambini ma agli ospiti e ai genitori. È una vernaccia invecchiata del 2006, quindi insomma è eh, una buona vernaccia che ci offre la cantina Azzori. E te la regaliamo in segno, in segno della nostra partecipazione e, insomma, in maniera tale che possiate come dire, eh, brindare anche alla nostra salute. Mi fa veramente piacere anche perché il 2006 è l'anno in cui Antonello ha fatto su un po' di Allora questa, non è, questa forse non è da, da stappare? <ride> Mio figlio nel 2006 ha fatto su un po' e quindi, quindi... ancora a maggior ragione è ancora più importante. So. Poi vabbè se la vuoi stappare o se la vuoi conservare, ma eh, naturalmente siamo sicuri che è un'ottima vernaccia. A Trusano. Devo volare, un saluto. Stiamo seguendo alcune fasi dei preparativi, gli ultimi preparativi, meno di 15 giorni ormai alla Sartiglietta 2017 su Gumpoidoreddo con Su Segonde e Su Terzo, Giorgia, come stanno andando eh, i preparativi? Eh, procedono bene, eh, stiamo facendo il possibile per presentarci al meglio alla Sartiglietta e eh, spero continui ad andare bene. stai prendendo seriamente? Sì, beh ovviamente perché non è un, è un ruolo importante. Come e le tue compagne come si stanno comportando? Eh, bene. Ti aiutano? Sì, beh, ovvio, è il loro compito d'altronde. Mi hanno detto che ogni tanto discutete di qualcosa, è vero? Sì, è vero. Di cosa discutete? Quali sono le cose per le quali magari non siete proprio d'accordo d'accordo? Mm. Che ovviamente riguardano la sartiglietta. Eh, diciamo che ora c'è un po' di tensione, quindi è ovvio che ci siano queste discussioni. Ma a volte sappiamo anche contenerci raramente, però ci riusciamo. Va bene, dai, sta per arrivare il tuo giorno. Noi naturalmente ti rinnoviamo gli auguri, così come li abbiamo fatti il 2 di, il 2 di febbraio. Vediamo un attimino i vostri cavallini, mi dici come si chiamano? Eh, la mia cherida, la sua Didone. Quarta luna. Eh, Quarta luna, Didone. Didone per gli amici, Quarta luna. E poi lui Furia. Abbiamo visto anche il vostro preparatore che vi segue con attenzione. Chi è, lo ricordiamo? Roberto Palmieri, sì. Ecco Roberto che sappiamo essere oltre che esperto anche un bravo istruttore e severo, dico bene? È il tanto giusto. Non vi stressa molto? No, no, no. <ride> Poco, un po' al galoppo, quando dice al galoppo al galoppo, quando dice al passo al passo, e voi dovete dare retta. Eh, beh, certo. Allora, buon proseguimento, grazie. Santa Maria, Santa Maria, <tom> sa Santa